Nei primi giorni del gennaio 1945, sotto la spinta dell'Armata Rossa ormai vicina, i tedeschi abbandonarono in tutta fretta il campo, mentre altrove, in simili condizioni, non avevano esitato a distruggere col fuoco, con le armi, i lager e i loro occupanti. Nel distretto di Auschwitz agirono diversamente. Ordini superiori, a quanto pare dettati da Hitler, imponevano di recuperare a qualunque costo ogni uomo abile al lavoro.